Benvenuti su Fisio Social, oggi parliamo di fibromialgia. Il video di oggi vuole essere una guida per tutte quelle persone che hanno la fibromialgia e infatti oggi andrò a toccare diversi argomenti. Parlerò di che cos'è la fibromialgia, come si fa grosso modo la diagnosi, quello che si è scoperto dal punto di vista scientifico essere utile con la fibromialgia, quindi di quelle che sono le linee guida scientifiche, invece cosa è giusto evitare per evitare di perdere tempo, soldi e soprattutto motivazione, perché quando si perde la motivazione, soprattutto se si ha la fibromialgia, si rischia di cadere in circoli viziosi che è sempre meglio evitare. E poi alla fine ti parlerò dell'aspetto mentale, quindi del mindset corretto da avere per riuscire ad approcciarsi al meglio alla fibromialgia. Se ancora non mi conosci, sono Francesco Lanzini, sono un fisioterapista e tutti i giorni aiuto le persone a vincere i problemi muscoloscheletrici tramite le nostre consulenze qui in studio a Milano, tramite i nostri videocorsi online e anche tramite le nostre consulenze online. Prima di continuare ti invito ad iscriverti alla versione dimostrativa gratuita del nostro corso completo Protocollo Fibromialgia. Protocollo Fibromialgia è un videocorso di 9 settimane pensato da me e dal mio collega come uno strumento che debba essere utile a vita per tutte quelle persone che hanno la fibromialgia al fine di aiutarle a tenere sotto controllo i sintomi dati dalla rigidità muscolare. Quindi se lo vuoi provare il link è qua sotto, puoi già anche provare a fare alcuni esercizi tratti dal videocorso insieme a me. Ora entriamo nel vivo di questo video. La fibromialgia è una problematica un po' particolare. Dal nome fibromialgia, dolore alla fibra muscolare, si capisce che il sintomo principale che dà solitamente è un dolore muscolare che può essere o diffuso, quindi che può prendere magari un giorno più il polpaccio, mentre il giorno dopo più la parte cervicale, il giorno dopo la parte lombare, quindi in punti diversi del nostro corpo, che anche punti abbastanza specifici. Poi tra i sintomi più frequenti della fibromialgia ci sono una alta affaticabilità, quindi ci si stanca molto facilmente, c'è una bassa soglia del dolore, cioè il fatto che ad uno stimolo pressorio o comunque ad una botta si può sentire un dolore maggiore rispetto ad un'altra persona, ok? Ci sono anche altri sintomi, tra cui la cefalea, che è stato visto che è molto frequente nelle persone che hanno la fibromialgia, ed anche altri sintomi un po' più mentali, passatemi il termine, come la mancanza di lucidità o la correlazione con alcuni stati di ansia o di depressione. Quindi questo è grosso modo la fibromialgia. Sono stati fatti diversi studi anche sulle varie cause, però non è stato ben capito esattamente quale sia la causa. Diciamo, per concludere, che è stato visto, cioè per fare un piccolo riassunto, che molto spesso un fattore comune era un periodo di forte stress psicologico dopo il quale poteva insorgere la fibromialgia. Però io reputo assolutamente diminutivo e sbagliato andare a riferire la causa della fibromialgia solo in relazione ad uno stato di stress, perché comunque la fibromialgia è una malattia complessa che si sta ancora studiando ed è sbagliato comunque ridurla solo ad una problematica legata allo stress o a un fattore psicologico, perché è molto probabilmente qualcosa di più complesso. Veniamo ora alla diagnosi. La diagnosi solitamente viene fatta dal reumatologo, ma non solo dal reumatologo, ed è una diagnosi un po' difficile perché è una diagnosi che è solo clinica, cioè non c'è un esame strumentale come un esame del sangue, una risonanza, un TAC che ci può dire ok, ho la fibromialgia. Ma appunto viene solo fatta da un punto di vista clinico con la pressione di alcuni punti, e se la pressione di alcuni punti dà un determinato risultato, allora si fa la diagnosi di fibromialgia. Capirai bene però che questa diagnosi lascia un po' delle volte il tempo che trova, nel senso che questi punti possono fare male in alcuni giorni mentre in altri giorni no. Quindi cosa significa un giorno la fibromialgia e il giorno dopo non ce l'ho? Quindi questa diagnosi ancora zoppica un po', però la scienza è quello che ci ha fornito questa, ok? Fino ad ora siamo riusciti ad arrivare a questo.
Le linee guida, ok, sono stati fatti dei confronti tra tre delle linee guida più utilizzate in America sulla fibromialgia. Okay, le linee guida sono praticamente delle regole che usano i medici per approcciarsi a una problematica. E da queste linee guida è stato visto che le terapie davvero utili per la fibromialgia erano in primis tre tipologie. Primo punto, l'esercizio terapeutico, che è proprio quello su cui si basa il nostro corso completo protocollo fibromialgia, è proprio per questo che sta avendo successo con le persone che lo stanno provando, perché l'esercizio terapeutico è proprio ciò che permette ai muscoli delle persone fibromialgiche, che sono dei muscoli che tendono spesso ad irrigidirsi, di essere gradualmente più flessibili e allo stesso tempo più forti. È chiaro che questi esercizi vanno fatti con una certa intelligenza, nel senso che bisogna stare attenti a quello che dice il proprio corpo e cercare sempre di non fare gli esercizi in modo troppo intenso, quindi ascoltare bene la tensione e non tirare troppo, non far troppa fatica, però andare ad ascoltare quello che dice il nostro corpo e quindi gradualmente portare il nostro muscolo ad un livello superiore, a un livello di miglioramento, quindi rendere il nostro muscolo da rigido e dolente e anche debole, renderlo più flessibile in modo graduale. È chiaro che è un percorso per cui ci vuole tempo, ok? È possibile già dopo le 4-5 settimane si iniziano a vedere i primi risultati, però per vedere un bel risultato significativo ci possono volere anche 2 o 3 mesi, ok? Non è una cosa immediata. Quindi questa è quello che è emerso dalle linee guida. La prima terapia utile sono gli esercizi terapeutici. Seconda terapia utile è la terapia cognitivo-comportamentale, che è una terapia sulla quale non mi dilungherò perché non è una mia competenza. E terzo punto, gli antidepressivi, perché infatti è stato visto che le persone, spesso c'è una correlazione tra problemi degli stati d'animo, quindi come ansia e depressione, e persone che hanno la fibromialgia, e è stato visto purtroppo che le persone che riferivano sintomi maggiori erano anche quelle più depresse, quindi di conseguenza è stato visto che le persone che prendevano gli antidepressivi avevano una buona risposta anche in risposta all'assunzione di questi farmaci, ecco. Poi questo è quello che dicono le linee guida, queste sono le tre terapie efficaci. Spesso vengono fatte anche un'altra miriade di prescrizioni diverse. Io qua nel mio studio ne vedo di qualsiasi, un po' di tutti i colori, ok? Vengono fatte spesso prescrizioni di terapie fisiche, di massaggi, che comunque i massaggi possono andare bene, ma sempre con l'idea che sono terapie temporanee, anche i vari miorilassanti, antinfiammatori, antidolorifici che spesso vengono prescritti, sono terapie che su una problematica cronica come la fibromialgia, che quindi non si può guarire ma si può solo tenere sotto controllo, possono solo dare un beneficio temporaneo. Noi con il nostro protocollo fibromialgia vogliamo dare uno strumento utile a vita, ok? Quindi le persone, in particolare le persone giovani, ma anche le persone un po' meno giovani, è giusto che per approcciarsi alla fibromialgia vadano a cercare un miglioramento a lungo termine e non delle terapie che danno un miglioramento momentaneo del dolore, perché non puoi continuare a prendere dei farmaci per tutta la vita. Gli antidolorifici puoi continuare a prenderli per tutta la vita, però capisci che non è una risposta al problema. Dobbiamo andare a sradicare un po' la causa vera, che è la rigidità muscolare, e se non si vogliono prendere farmaci il modo migliore sono gli esercizi, ok? Quindi cosa evitare? Io direi che nei momenti peggiori è giusto andare a prendere questi farmaci piuttosto che farsi fare un massaggio, però è sbagliato pensare di prenderli per tutta la vita, e quindi è sbagliato anche pensare di risolvere il problema con un massaggio, ok? Piuttosto che con una terapia fisica come i vari laser, ultrasuoni, TECAR, che sono tutte terapie che quando funzionano, perché spesso non funzionano neanche,
danno beneficio temporaneo. Io ho visto anche prescrizioni di ozonoterapia, di onde d'urto, cioè queste sono tutte terapie che hanno un'efficacia temporanea. Tu non puoi andare avanti per tutta la vita a prendere queste terapie, così come non puoi andare avanti tutta la vita ad andare da un fisioterapista piuttosto che andare da un osteopata. È chiaro che in alcuni casi si rende necessario, però il nostro obiettivo tramite i nostri esercizi che puoi provare è far sì che le persone che abbiano la fibromialgia riescano da sole a tenere sotto controllo il problema. È chiaro che comunque se proverai i nostri esercizi non sarai abbandonato o abbandonata a te stesso, ma potrai avere la nostra assistenza e il nostro aiuto nell'applicarti al corso, ecco. E poi come ultimo punto, che secondo me è il punto più importante, voglio parlare del giusto mindset da utilizzare per approcciarsi alla fibromialgia, perché molto spesso queste persone che così a lungo devono soffrire questi dolori costanti si abbattono, si lamentano tanto e non riescono ad accettare di dover convivere con questa malattia. Quindi quello che ci tengo a dire in questo video è che nella mia pratica clinica, nelle persone che ho visto che hanno la fibromialgia qui nel mio studio, ho visto che le persone che riuscivano a resistere meglio alla fibromialgia erano proprio quelle persone che avevano capito che loro, che avevano accettato il fatto che loro convivranno per sempre con la fibromialgia, ok? E che quindi non riusciranno a guarire definitivamente, ma che possono far qualcosa per tenere sotto controllo la problematica. Quindi quello che si può fare è innanzitutto cercare di non lamentarsi e avere un aspetto mentale, un mindset propositivo, cercando di andare a fare delle modifiche nella vita di tutti i giorni. Quindi i tre aspetti sui quali secondo me è fondamentale andare a lavorare sono l'aspetto fisico, tramite l'aspetto fisico non dal punto di vista estetico ma dal punto di vista proprio fisico, tramite gli esercizi, ok? Dell'esercizio fisico, pardon. Secondo punto, aspetto nutrizionale, sul quale io non vado a dilungarmi perché non è una mia competenza, ma è stato visto che una dieta sana può diminuire i dolori, ok? Mentre una dieta fatta di ricca di cibo spazzatura e un alto tasso di zuccheri aumenta la rigidità muscolare. E terzo punto, andare a lavorare sull'aspetto mentale, quindi andare a fare esercizi di meditazione e rilassamento, proprio per il fatto che è stato provato che gli esercizi di meditazione diminuiscono la percezione del dolore, ok? Quindi se io ho una soglia della tensione molto alta, sono sempre molto teso, qualsiasi dolore verrà percepito come più intenso, proprio perché il dolore è un'opinione che il cervello si fa di una determinata situazione, ok? Quindi quello che bisogna fare è andare a fare questo tipo di esercizi, uno per diminuire la soglia del dolore percepito, perché se io sono bello rilassato o rilassata, uno stimolo doloroso mi darà comunque meno fastidio rispetto a se sono sempre molto teso. Poi il fatto che io sia bello rilassato o rilassata mentalmente, ovviamente, gli studi ci dicono sempre, non lo dico io, diminuisce anche la tensione muscolare, ok? Quindi se io sono bello rilassato, rilassata mentalmente, i muscoli sono meno tesi uguale ho meno dolore, quindi sono anche più tranquillo mentalmente, quindi si crea un circolo positivo. Se invece io sono sempre teso, sono sempre agitato, depresso, teso, i muscoli si irrigidiscono, ok? Aumenta il mio dolore, sto male e io mi agito ancora di più, sono ancora più depresso. Quindi il fatto è riuscire a rompere il circolo vizioso che si va a creare in queste persone, che si può andare a creare in queste persone che hanno la fibromialgia, ok? Quindi queste erano le cose più importanti a mio parere da dire fino ad ora sulla fibromialgia. Ce ne sono anche altre, probabilmente farò anche degli altri video. Ti invito di nuovo a provare i contenuti gratuiti, i contenuti estratti dal nostro corso completo protocollo fibromialgia al link qua sotto, che è appunto questo corso completo che abbiamo creato e che
Il nostro obiettivo è che aiuti più persone possibile e che già sta aiutando molte persone. Spero che questo video ti sia stato utile, ti sia piaciuto. Se ti è piaciuto ti invito a lasciarmi un bel like e se ti va puoi farmi anche qualche domanda qui qua sotto nei commenti, vedrò di rispondere al più possibile. Se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale e ci vediamo nel prossimo video.